Credo che l'aspetto fondamentale del nostro lavoro sia quello dell'accountability, cioè di rendicontare, di dare conto alla cittadinanza di quello che facciamo, ma non in termini di accezione negativa, cioè come qualche cosa, una necessità di dover giustificare il nostro lavoro, ma di far capire il perché delle nostre scelte. Il cantiere aperto ha questo scopo fondamentale, quello di far comprendere ai cittadini il perché di alcuni momenti di riflessione, perché è necessario fare quegli approfondimenti che sono propedeutici a fare poi delle scelte migliori, ottimali in fase poi di progettazione esecutiva, e il perché anche di alcuni ripensamenti anche sulle scelte progettuali iniziali. Il cantiere si sviluppa nel corso del tempo, va avanti da sé. Perché il cantiere aperto alla cittadinanza? Proprio per renderlo partecipe delle scelte, delle valutazioni che costantemente facciamo, e anche per far comprendere fino a che punto di dettaglio arriviamo nelle nostre considerazioni, nelle nostre valutazioni. Ovviamente noi non siamo la stazione appaltante, supportiamo l'amministrazione comunale in una sinergia che è quella che è fondamentale per portare a casa poi dei risultati di grande livello. Diverse sorprese che sono già in corso in questa fase conoscitiva, abbiamo avuto possibilità attraverso le indagini che stiamo facendo di capire un aspetto fondamentale: il teatro non nasce adagiandosi su una conformazione naturale come accade nella maggior parte dei casi. Il teatro viene costruito volutamente qui, cioè c'è una precisa intenzionalità di realizzare il teatro e di realizzarlo proprio in questa parte della città. Questo è un aspetto estremamente importante, innovativo. Abbiamo ricostruito virtualmente, stiamo cercando di ricostruire virtualmente anche il palcoscenico per capire qual era la dimensione. Sono convinta che questo cantiere ci riserverà delle grandi, grandissime sorprese anche in termini di tecniche costruttive. Quello fa parte delle stratificazioni nel tempo, no? Quindi non fanno chiaramente parte della fase originaria, questo luogo nasce per essere un teatro, ma noi sappiamo che la storia ha sempre utilizzato tutte le sue fasi, e probabilmente proprio la bellezza dei nostri monumenti sta nella stratificazione storica, quindi nei riusi che ci sono stati nel tempo. C'è stato anche un periodo di 2-3 secoli fa durante il quale appunto una parte del teatro che magari neanche si conosceva è stata utilizzata come luogo di sepoltura, probabilmente in ragione della vicinanza della chiesa di San Bartolomeo.